Ben ritrovati nella penultima parte del Silmarillion. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Dai che dopo sto video parliamo della seconda e terza era e conosciamo tutti i personaggetti dei Rings of Power, con la trama vera però. Ritroviamo l'ultimo eroe che abbiamo lasciato, Turin, dopo l'elficidio de Beleg, l'amico più bravo, l'elfo più dex. E proprio Turin si rende conto e smette di parlare. Gwyndor lo porta via verso la sorgente del Narn. Eitel Ivrin, ripiate, oh! Questa è la fonte della presa bene, benedetta da Ulm. Beva, Turin beve e finalmente pianse, si sfogò. Era tutto buio, pensavo fossero gli occhietti che avevano ancora torturato, non l'ho riconosciuta! Ringrazio tutti gli elfi! Lo so! Ovviamente Turin compone un canto per Beleg e porta con sé la spada Anglakel! Che mo è triste, pura la spada. Gli stava simpatico Beleg. E allora state buona! Ma te chi sei? Sono Gwyndor, uno dei signori del Nargothrond. Allora conoscerai Húrin, mio padre. No. Ma so che Morgoth c'ha un po' con lui e gli sta a fare i dispettini ad Angband, maledicendo la sua stirpe. Si ritorna allora nel Nargothrond. Chi me regà? Ma chi sei tu? Gwyndor. Sì, ma Gwyndor è bello e luminoso. Te pari una cartaccia pallottolata. Guardate com'eri, guardate come sei. Ma pari tu zio. Questo fa la prigionia di Morgoth. E lui chi è? Tur... Esposito Rossi, coniugato Bianchi. Non mi sembrano nomi Edain, almeno non ancora. Ararwen, figlio di Umarth, che significa mala sorte. Allora te lasciamo perde. Ma hai capito? Turin gli dà un nome falso, non se vuole far riconoscere. Ma col passare del tempo tutti gli elfetti, compreso Orodreth l'inutile, cominciarono a voler bene a quell'umano che sembrava tanto un elfo e cominciarono a chiamarlo Adanedel, che significa elfo uomo. Sì, questo è quello con più nomi in assoluto. Doppia Picasso e Totò. Riforgiandogli pure la spada Anglakel, che ora si chiama Gurtan, ferro de morte. Sembra una spada kawaina. Ora sarà capace di ammazzare persino un drago? E tanto diede prova nei confini della piana sorvegliata che la gente cominciò a chiamarlo Mormegil. Mormegil, spada nera del guerriero nero. Basta nomi! Quando arriva Durambar, l'uomo con più AKA della storia delle storie, te lo concedo. E così andava in giro con una maschera de ferro, de quelle dei nani versus draghi, a fa casino. Ora, Orodreth c'aveva una via. Te pare che non c'ha una via? Finduilas! Mali mortacci, due dei bastoncini. Chiamava Gwyndor. Ma mo Gwyndor sta tutto rattrappito manco anch'ise. E sto Turin non è male. Signorina però, che messaggio bruttissimo. Questo è stato un prigionato. E va a canni per bello. Ma Gwyndor la prende bene e dice a Finduilas che Morgoth m'ha rovinato l'esistenza, non è colpa mia, stronza! Ma senza rancore, ti dico solo che quello in realtà si chiama Turin e porta sfiga, perché Morgoth l'ha maledetto, quindi... Senza rancore, ma non te consiglierei di andargli appresso? Gwyndor, questa non è prenderla bene. E quando Orodreth lo viene a sapere... Mi hai mentito? Ti punisco con tutti gli onori. Tu combatti a viso aperto, tranne la maschera, in mezzo ai nemici, mica come me. E infatti tu fai la guerra d'imboscato. Andiamo in campo aperto. I Noldor gli vanno appresso, costruendo un ponte sul Narog. E via a cacciare i servi di Morgoth, tra il Narog e il Sirion a est e a ovest fino alle Falas, ormai desolate. Ma Gwyndor è preoccupato. Gwyndor, è ripartito bene? Hai quasi rotto le Palantir. Manco più se buona a combatte. State zitto. Tutti lo schifano. Porello però. Ma anche i veterani del Vietnam in America. Ma Turin, non si sta a scordare qualcuno? Tipo, tu madre! E tu sorella! Nel Dorlomin! Azz. Quelle se stavano aspettando Turin, da mo che erano state sgozzate. Fortunatamente se sono date verso il Doriath per cercar figlio, appunto. Dove sta? Ha litigato con uno e è scappato. Intanto arrivano messaggeri da Círdan al Nargothrond a dirgli che Ulmo ha parlato e gli ha detto che state messi male.
perché la nequizia del nord ha profanato il Sirion! Quindi chiudete tutto! Sfasciate il ponte! Orodret l'ignavo quale è, si appresta ad eseguire. Ma Turin fa: il ponte, ma stai scherzando? Buttare giù l'infrastruttura dopo decenni che si diceva di farla e la gente sparlava, serve solo per far rubare soldi alle mafie naniche. Forse ha ragione Gwyndor. Forse porti sfiga. Superstizioni! Chi è? Glaurung! Dicevi Turin? La sfortuna continua a seguire questo guerriero con la lama nera. Sì, mi aveva accennato le analogie e le vedo, ma non so se gli è perduto Beleg. Glaurung entra e brucia la piana sorvegliata, la Talat Firmen. Turin e Orodret il mediocre gli vanno addosso e quest'ultimo scemore! Addio Orodret, insegna a Mandos a essere né carne né pesce. Eppure Gwyndor viene ferito mortalmente, ma Turin lo salva. È inutile, sto per morire. E sebbene io ti ami, mannaggia a me quando t'ho salvato dagli orchi, senza rancore. Momento Gambino. Mo lasciami morire e va a salvare Casca Finduilas. Turin torna indietro, proprio quando l'esercito di Morgoth e Glaurung superano quel ponte tanto resistente, vanto di Turin. Bravo, bravo! Ed entra nel Felagund, nelle gallerie. Ormai è troppo tardi. Tutti morti o fatti schiavi. La furia di Turin si abbatté su tutti quelli che vedeva, finché non fu davanti al drago, che gli parlò. Salute, figlio di Uri. Beato chi ti vede. Cheat. Ma che cazzo vuol dire? Gli dice: bella Turin. E vabbè. Scontro cavaliere versus drago. Madonna il fantasy. Turin balza verso Glaurung, che finalmente lo vede. Ah, ma intendevi questo? Che non riuscivi proprio a vederlo perché era troppo in basso. Come uno sovrappeso che non riesce a vedersi i piedi. Infatti, appena incrociano lo sguardo, Turin medusato lì così lo paralizza. Poteva andare peggio, poteva essere un basilisco. Gli sguardi colpiscono ancora. Allora Glaurung lo pia per culo. Tu, Turin, ingrato figlio adottivo, bandito, uccisore del tuo amico, ladro d'amore, usurpatore di Nargothrond, capitano imprudente, traditore del tuo sangue. Sì, ma i difetti quando li elenchi? Tu stai qui, vestito all'ultima moda, Emporio Eldari, mentre tu madre e tu sorella patiscono nel Dorlomin! Ma no, forse non lo sa, ma ormai stanno nel Doriath! State zitti! Ingrato! E Turin abbozzaz! Costretto immobile e pietrifictus total usato, mentre gli orchi si portano via i prigionieri, tra cui Findus Finduilas! A posto? Portate via tutti? Ok, lo libero! Turin si può rimuove! Che stavo a fa? Ah, sì! Buono, buono! Ma lo sai che? Mi sei piaciuto! Te voglio chiedere una cosa! Perché ste storie cavaliere versus drago devono sempre finire con la morte di uno di noi? Quasi sempre il drago! Sì, quasi sempre il drago, ok! Quando a salva fin da cosa? Va! Ma? Non mo di, te prego! No, ti prego no! Te devo fare una profezia! E dai! Ma te pare che te lascio senza una profezia? In realtà non lo è! È una cazzata solo per stillarti il dubbio! Scegli bene chi salvare! Perché se andrai appresso a Finduilas, allora non rivedrai mai più tu madre e tu sorella, ed esse ti malediranno! Capirai, una in più, una in meno. E... ciao! E mo fuoco! Fuori dal mio grottino! Glaurung caccia tutti l'orchi, spacca il ponte e si stabilì nel Nargothrond. Raccolse tutti i tesori in una stanza e ci s'abbioccò sopra. Come a Yuruloki piace fa... sempre molto fantasy. E in tutto questo, Tom Bombadillo andava per funghi e nessuno gli ha mai fatto uno squillo. Turin invece che fa? Va a cercare la famiglia. Ma Gwyndor gli aveva detto prima di morire che si sarebbe salvato solo cercando Finduilas. Regà, decidetevi con queste profezie. Va nel Dorlomin, ma non trova nessuno. Allora va da Brodda, il capo degli Esterling che vessano gli Ador. E sua moglie gli dice che Morwen è andata nel Doriath a cercare te. Quindi il drago mi ha detto una cazzata. Eh sì.
Durin ammazza Brodda e un sacco d'altra gente. Vabbè, Esterling, famelli, ma comunque, Durin, che maleducazione. Almeno la madre e la sorella so sarve. Meglio lasciarle là. Non avviciniamo Ser Doriat, che porto zella. Adesso allora va presso al carro di buoi. No, cioè, a Finduilas. Ma trova gli uomini del Bretil, quelli di Alet, che gli danno la triste notizia che i prigionieri degli orchi sono tutti morti. Quando sono stati attaccati da quelli del Bretil. Colpa vostra, quindi! Ma magari Findaulis si è salvata. No, te lo dico perché proprio lei l'abbiamo vista. È stata inchiodata a un tronco con una lancia. E che cazzo però! Almeno Casca è ancora viva! Turin ci rimane malissimo. E lo portano dal capoloro, Brandir. Allora Turin che fa? Cambia nome e finalmente diventa Turin Turambar! Che in alto elfico significa padrone della sorte. Quasi, Rowling, te sei salvata appena lettera. Del karma, del destino, io mi oppongo! Se scordo o passata, mo so de Alet paesà, mettendo via anche la spada nera. Meanwhile, alcuni fuggiaschi del Nargothrond, alcuni fuggiaschi del Nargothrond, raggiungono Tingle, informandolo di tutte cose, come che il Mormegil, il guerriero nero, era Turin! Che forse è morto. E il Nargothrond è caduto. Morwen sbroca e corre a cercarlo. Andate lì appresso! La richiappano, mezza impazzita. Vabbè, allora vanno a controllare il Nargothrond. Ma Glaurung si è barricato. Se ne vada, è uno sfratto esecutivo. Mi ho occupato, voi è mia. Non mi puoi cacciare, c'ho le lucertole piccole. Poi scorreggia. Brutta. È così, è inutile che ve le edulcoro. Questo fa Glaurung, scorreggia e rutta. Bisogna essere chiari. Puzzo ovunque, nebbia, è un potere. E Morwen se perde. E nessuno ne avrà più notizia. E non è vero, come al solito, sti assolutismi. Mentre la fia Nienor, c'è pure lei, sì, se la so portata appresso. Se gira e degli occhietti da drago la guardano. Buonasera. Rendendola disabile, sordo, cieca, muta. Nienor Keller perde pure la memoria. E vabbè, allora qua sblocca il settimo senso. No, quello funziona solo nei Cavalieri dello Zodiaco. L'unico manga che quando sei una meba per terra che sbaglia. Allora meni e la lascia lì. Ok, Glaurung. Gli elfi la ritrovano e cercano di riportarla nel Doriath. Con calma, piano piano. Sei tra bello. Attacco degli orchi. Manciavete altri hobby. Nienor fugge. Dai, madre e figlia impazzite fuggitive. Elfi, ce la fate a pe... Elfi, ce la fate a non perdere un parente de Turin per 5 minuti. Ma bucio de culo volle che proprio nel colle dove seppellirono Finduilas, lei ci si accasce. E chi la trova? Turin. Oh, una cosa positiva. E che cazzo? Chi sei tu? Boh, ma è vero che non si ricorda niente? Pure sta gioia? Via. Ti chiamerò Niniel. Fanciulla e lacrime. Guarda, c'eri quasi. La porta nel Bretil. E grazie alle donne Alet, riacquista la favella. Brandir se ne innamorò. Bene, quindi sistemiamo pure tua sorella. Ma il cuore di lei era tutto per Turin. Ma no! Pure lui si innamora! Per chi mi chiedeva House of the Dragon. Non sono contento. No, no. Te l'ho detto che sta storia è strana. È più bella quella di Beren. Più bella quella di tipo. Niniel rimane incinta. E Turambar decide d'andare addosso a Glaurung. Che ogni tanto si faceva sentire. Dava fuoco a due tre cazzate. E rispolvera la lama nera. E Niniel gli va appresso. Ma dove vai? Ma perché? Ma ferma! Brandir, il secondo amore usurpato, come diceva Glaurung, va pure lui? No, c'ha la strizzettina. Ma che capo sei? Lui abbozza, rinuncia al titolo e va presso a Niniel. A fatica, perché zoppo. Allora scusa, dimmo prima. Ma allora pure voi Alet, che cazzo pretendete, stronzi? Turambar raggiunge Glaurung, che stava nel Nen-Girit, una cascata là vicino. E zitto zitto, senza farsi notare, gli infila la spada Gurtan Campetto! Sì! Sta spada può uscire un drago! Ammazza Glaurung! Mi dispiace, Glaurung. Deve finire sempre così, con uno dei due che muore.
fame! T'avrei dovuto ammazzare! Maledetto me progressista che t'ho liberato! E poi muore. Ma dai cazzo, il padre dei draghi! In due righe fatto! Che morte de merda! E Turambar, mentre sta per via la spada, gli grida: Glaurung! Beato chi ti vede! La estrae e ora comanda la Britannia. No, un fiotto di sangue nero lo brucia tutto. E in più... Mannaggia Yavanna! Proprio mentre Glaurung strilla, Brandir raggiunge Niniel. Turin! Aspettami! E lo trova intrippatissimo. No, Turin! Mio sposo! Svegliete! Sposo? Non sapevo che la casa di Ador fosse dell'Ohio. Che magica terra è mai questo aio? Signora, forse non lo sa, ma dal Dorlomin, suo fratello è qui! La 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 la! Auguri e figli, chissà come cazzo vengono fuori! Spero non abbiate malattie ereditarie, perché se le becca tutte, coazzella che c'ha tuo marito, adesso io muoio, ma me taglio! E appena Glaurung spira, Niniel, Nienor, si ricorda tutto. Vabbè dai, non è come a Westeros, non sapevi niente. Magari nasce masculo e in salute. Non lo sapremo mai. Perché se butta da una scogliera nel Teiglin. Ma che storia è? La gente mi ha detto bellissima. Se butta dal Cabed en Arras, che ovviamente dopo il volo cambia nome in Cabed Naermarat. No, Naeramart. Il salto dell'atroce sorte, de quello che dominava la sorte. Ma de che? Brandir torna nel Bretil. Comandata? Tutti morti. Pure il drago. No, Turin, Porello. Porello cazzo, si è sposata la sorella che si è buttata di sotto. Chi si è buttata di sotto? Stai zitto, Turin, sto parlando male di Turin. Turin non è morto. Stavi a di? Chi ha fatto? Niniel, che in realtà si chiama Nienor, tu sorella! Bugiardo! Sei geloso perché piaceva a te! Piede deforme! Shit! E lo crucida! Ma lo vedi sto Turin? Che sbrocchi! Lo posso capire! Ma sbrocchi sempre la gente sbagliata! È la bestia che ha dentro! Infatti lo sa pure lui, perché dalla follia si ricchiappa e scappa. Anche questo fa spesso. Incontrando gli elfi grigi e Mablu, quello da mano pesante, quello che ha toccato un Silmaril e non gli è successo niente, qualcuno mi spieghi perché. Eppure lui aveva cresciuto Turin, amico come Beleg. Regà, leggete, sono tanti personaggi, questo riassunto anche lui lo conosce. Turin, siamo venuti a datte una mano, pesante, cor drago. Già fatto. Ma bravo, ma sti cazzi, sto facendo casino dietro l'altro. Tu sorella si è buttata a mare. E forse già che t'ho trovato abbastanza scioccatino, non dovrei dirte che tu madre non si trova più pazzita. Turin si rende conto che il suo destino è compiuto. Tutta la sua famiglia è maledetta. È giunto al Cabed Naeramart, quello là che ha cambiato nome dopo che la sorella ha fatto. Tira fuori l'ultima cosa che gli è rimasta, la spada, e gli parla. Gurtang, che faccio? M'ammazzo? È impazzito peggio della madre! E la spada? Sì, Lugvadivei! Per Beleg e Brandir, ingiustamente uccisi! E Turin si ammazza! Regà, che storia de merda! Nel senso tragica, ma che oro, non mi permetterei mai. E Mablung lo ritrova, morto, con la spada in frantumi. Allora elfi e uomini fecero una grandissimissimissimissimissimissimissima pira, dove bruciarono il drago. Turin lo tumularono lì dove stava. E sopra ci misero una grande pietra, incisa con le rune del Doriath. Con su scritto Turin Turambar Dagnir Glaurunga, Turin padrone della sorte, Glaurung Slayer. E sotto pure Nienor Niniel. E questa tomba, anche dopo gli eventi che vedremo verso la fine più o meno, è ancora visibile nella terza era. Fine! Ok. In tutto questo, i genitori
Che fanno? Morwen, della casa di Beorn. In Hador, impazzita, vaga per le fratte. E Urin è ancora vivo in cima a montagna, mentre viene sempre informato su quello che succede. Come va la maledizione di Morgoth? Ah, grandissima! Ma non gli dicono anche le cose belle che succedono ogni tanto. Gli raccontano sempre una versione dove Turin, dove fa male. E anche quelle, non tantissime, eh. Turin ci mette del suo. Ma quelle cose che ha fatto bene. Che schifo tu figlio. Il drago è inciampato, non l'ha ucciso lui. La macchina del fango che spruzza dal Tangoro Trim di Morgoth. E passa un po' di tempo. 28 anni, sul cucuzzolo. E Morgoth ancora con Tingol e Turgon sul groppone. Che si fa? Si libera Urin. Perché mi fai pena? Ho esagerato, ma è passato. Dopo 28 anni, per te sono tanti, ma per me io mi sono girato un attimo. Mi fa anche pena come hanno trattato l'Erfi tuo figlio. L'hanno fatto scappare e si è unito alle cattive compagnie. Bel lavoro, Dingol, ma pure nel Narcrotrond. Finché andava bene, ponti, figli Erfe, poi le colpe. Era così emotivo, l'avevamo visto. Si potrebbe dire che è morto per colpa degli Elfi. Non mi permetterei mai, perché io sono bravo e ti libero. Visto? Vai, vai. E Urin, la prima tappa che fa, è da Turgon, ma non sa come entrà. E quindi si piazza fuori dai Monti Cerchianti. Chissà se pure stavolta ci stanno le aquile taxi. Ho detto? Chissà se pure stavolta ci staranno le aquile taxi. Ho detto! Ma non verranno. Però lo stavano a spizzare. E Thorondir, il signore delle aquile, 30 bracci d'apertura alare, papapà. Lo riferisce a Turgon, che magna foglia. Date da Yavanna? No, con quel cartato l'embass. Morgoth ci ha messo lo zampino zoppo. Non me fido. Mentre Hurin continuava a urlare: non vuoi più essere mio amichetto! Perché? Hurin fa esattamente quello che voleva Morgoth, che non sa dov'è la città. Ma bene o male, lo capì. Allora Urin, sconsolato, si diresse dove stava la lapide del figlio. E chi ci trova? Una donna, una vecchietta come lui. Tu non potrai proprio mai immaginare chi c'è sta. Morwen, sì. E lì rimasero vicini, per un po'. Poi lei morì. Basta, era più bello prima con Fëanor, che almeno se moriva erano incazzati. Qua è tutto tristissimo. E poi basta morire qua. Sto posto è diventato una fossa comune. La tomba di famiglia dei maledetti. Urin la seppellisce. Si rende conto di tutto quello che ho appena detto e si incazza. E dai, Urin, ecco da chi ha preso tuo figlio. Ora ti posso dire che questa terra che t'ho detto ancora visibile, impossibile da distruggere sia da Morgoth che dai Valar, si chiama Tol Morwen, perché il nome glielo dà l'ultimo che ci crepa. Turin, manco questa. Urin si dirige verso il Nargothrond, lasciato disabitato da Glaurung e subito rioccupato da Glimm. Finalmente mi sono ripreso ciò che è nostro. E non si chiama Nargothrond, si chiama Nulukizdin. L'avevo scavato noi. Le gemme sono mie. Ma tu sei il nano che ha tradito mio figlio? Le gemme sono tue. Qui Mim trova la sua fine. Un nano che sembrava simpatico, invece è un bastardo traditore. Il Fista al Fista ha provato a ammazza Beleg, sempre nel cuore. Terzo mio personaggio preferito, Beleg. E di tutto il tesoro di Valinor rammucchiato in giro, porta via solo una cosa. Ora Urin si dirige verso il Doriath e fu portato da Tingol. Urin, ti vedo in sforma dopo 28 anni. T'ho portato una cosa, l'unica che aveva preso. Tenetelo d'occhio, moglie sarta addosso. Niente popò di meno che la Nauglamir. Non te la ricorderai mai. O forse sì. La collana dei nani, fatta per Finrod. Quella di cui avevamo parlato troppe ore fa. Il tesoro più tesoro dei tesorissimi. Dopo i Silvari. E Yatira. Ah, ecco, mi pareva troppo calmo. Ecco te la ricompensa per aver accudito così bene mia moglie e i miei figli. Ma sei ingiusto, il loro benessere era la nostra quarta priorità. Daeron il menestrello dovrebbe fare un LP su quanto fai schifo come babysitter. Eh no, però io ci ho provato, scappano da soli, ma che vuoi? Allora è Melian che intercede. Dici così perché sei stato irretito da Morgoth. Vedasi, t'ha riempito di cazzate. I tuoi li avevamo trattati
bene. Gli abbiamo pure mandato gente appresso. Che c'è morta! Viva Beleg! Va bene, ho esagerato. Scus, me ne vado. Fai come loro, lo vedi? Tu vai! Me butto a mare! Anche questo è di famiglia! Così finisce Huri, uno degli uomini più possenti che ha mai messo piede sulla terra di mezzo. Ok, che tragedia! Sì. Sai che ci starebbe bene in mezzo a sta collana? Il Silmaril, il mio tesoro! Come? Il mio Silmaril, virgola, tesoro! A te, una pecerfata! Quel brilloccone là in mezzo, se i nani ci volevano mettere una pietra, ce la mettevano! No! Sarebbe molto fico! El fico! Chiamate i nani! E loro lavorarono incessantemente per unire le massime creazioni di elfi e nani, riuscendoci! Ma pure i nani avevano subito il fascino del Silmaril e cominciano a sgravare! Questa era la collana di Finrod, che è morto! Quindi mo torna a noi! La difesa dei goblin di Harry Potter! Tingle, che se l'era un po' tenuta contro Urin, qua finalmente scapoccia! Voi, razza deforme! Cheat! Tingle, dai però, gli elfi, l'espressione delle cose belle. Come osate discute con io, che ho iniziato la vita presso le acque del Quivinien? E la tua vita la finirai qua. Ma cosa, so 400 pagine e passa che campo. Addosso! E Tingle, Elue, gemello di Olue, more qua. Così, non so solo i parenti di Aragorn che morono de merda. Anzi sì, perché pure lui è avo. Conferma. Enue Singollo, uno dei primi capi, insieme a Finwë, manco Feanor, per padre, spatasciato dai nani, ma almeno muore guardando il suo amore. Amore. Perché arriva Melian? Ma cosa? Il Silmaril. Bellino. I nani cercano di fuggire col pigiottone appena creato, ma vengono scamati e braccati. Però in tre riescono a fuggire. Tornano nelle città Belegost e Nogrod, e i Nogrod si incazzano. Ma quelli di Belegost gli dicono di sta buoni. E la gente muore, che devi fare? Il Doriath è una delle poche difese contro Morgoth. E che lavoriamo gratis? Non hanno pagato! Comunque ce vanno solo quelli di Nogrod. Belegost pavidi. Tutto a schifio in mezza pagina. Ma tanto non possono passare la cintura di Melian, che adesso era accanto alla salma del marito e ripensava a quando s'abbioccarono insieme nel Nanhelmoth, a Lúthien e alla catena di carne che aveva scelto di indossare con l'aspetto di Elfa Milf Melf. Lei, che in realtà è un Maia, che protegge il regno fino adesso. Mablung, Piar Silmaril, e portano nell'Ossirian, da Beren e Lúthien. Ammazza, gente c'è morta e continua a morirci per possederlo. E tu ammolli così. Dove vai? A Valinor, a piangere ai giardini di Lórien. Cia, nien arrivo. E mai più si sentì parlare di Melian. Sì, ma non è che potete fare tutti così. Non gioco più, porto via il barrierone. Ci sarebbe un regno da salvare. More tuo marito, vai a Valinor, ma mettici una buona parola a sto punto. E proprio mentre lei aveva finito le valigie, imboccano i nani. Corché c'hai svanito? La cintura di Melian slacciata. Battaglione sanguinario con gli elfi dentro Menegroth. E Mablung? Ah, mannaggia, non ha fatto a tempo a portarsi via Silmaril. E i nani se lo piano. Eppure Doriath! La gente di Tingle, la prima a regge e la penultima a perire. Come ci aveva spoilerato Huor, l'ultima speranza è Gondolin. Profezia, sì. È un altro nome per spoiler. Io pensavo ci pensasse Morgoth, che per carità ci ha messo il suo con Uri nella Iella. Veramente ai suoi discendenti gli devi dire arzale quando li vedi. Ma così si sono ammazzati tra di loro. Forse adesso capisco un po' di più gli elfi che ce l'hanno coi nani. E andiamoci noi da bene nel Lúthien, visto che Mablung già ha fatta. E il loro epilogo. Happy ending. Vivevano felici col loro figlioletto Dior. E sua moglie. Già si è sposato questo. Nimloth. Sì, come il futuro albero di Numenor. Infatti lei era parente di Celebor, principe del Doriath, compagno di Galadriel. Eppure Dior aveva figliato, facendo diventare Beren e Lúthien nonni di Elured Delurin.
ed Elodie. No, Elwing. El, stella. Wing, ala. No, spruzzo. Quindi spruzzo di stelle. La signorina Spry. Ora, tutto sto popò di gente viene a sapere del casino del Doriath. E Beren, Dior, con una fracca dei elfi verdi, vanno a vedere. E proprio mentre i nani stavano attorno a casa, assalto! Battaglia di Sarn Atrad. L'ultima battaglia combattuta da Beren. Che vuol dire ultima? Che uccise il capo nano e recuperò il Silmaril. E poi non combatte più. Vivo! Ah, ok. Basta fare da scudo alla gente, cortesemente. Non sei Lilipotte. Oh, che si rivede? Il Silmaril. E solo porta a Thorgalen. Come doveva essere? Facendolo indossare a Lúthien. Un Silmaril è per sempre. Dior con moglie e figli vanno nel Menegroth appena liberato e quindi letteralmente ereditano casa de nonno. E i Sindar li accolsero con gioia. Il tempo passa, arriva a fare una visitina un elfo verde dello Siriand per informarli che Beren e Lúthien sono morti e andati dove vanno gli umani. E dove vanno? Boh. Quindi gli consegnano la collana e Dior se la mette. Lui, l'unione di tre stirpi, gli Eldar, gli Edain e i Maia. Come lo era il padre per l'unione dei tre case degli Edain. Sì, ma questo è un quarto Maia, è un semidio, un quarto dio. Ho bestemmiato. Ma cazzarolissima. Quindi pure Aragorn, una particina piccina Maia. Ma soprattutto, che qualcuno sta avendo pretese sui Silmaril? Eh? Chi è che si sveglia? I figli di Feanor! Forse non è chiaro. Quello è nostro! Finché ce l'aveva Lúthien, vabbè, ma Dior no. E i magnifici, insomma, sette si riuniscono. Tutti, la flotta di Feanor dei sette. Tutti stranamente vivi, miracolosamente o maledettamente. E così, de botto, con senso per i figli di Feanor, ma senza senso, parte la seconda guerra fratricida degli Elfi. Così distante dalla prima, ormai all'inizio della nostra storia. E si svolge pure abbastanza de fretta, perché Celegorm cade per mano di Dior. E dai, sta merda! Pure Curufin! E dai! Così impari a frecciarmi madre! Ah, ecco, sono tornati solo per schioppà. Anche Karantir fa ciao ciao con la manina. No, mi stava quasi simpatico. Ma in tutto questo, pure Dior e la moglie periscono. Vabbè, tre pagine è durato sto Dior. E Elured ed Elurin, i figli, furono abbandonati a patire la fame. E che cos'è? No, però. Maedros, il piton di sti fratelli, ormai appurato, e meno peggio, si pentì e andò a cercarli, non trovandoli mai. Questa è la definitiva fine del Doriath. Che ci aveva riprovato un attimo quando è arrivato Dior, ma niente. I figli di Feanor, però, non ebbero il Silmaril. Perché fuggì insieme all'ultima rimasta, Elwing. Dove andrà? Chissà. Torniamo dagli umani. Di Turin avevamo raccontato. Ma Tuor, te l'hai riscordato? Dai che sti Ador non mollano. Il figlio di Huor, quello rimasto ucciso nella battaglia delle innumerevoli lacrime, e col senno di poi è andata meglio a lui rispetto a Urin, viene preso sotto l'ala di Hannael, degli Elfi Grigi, che vuol dire Anna Tono. Però purtroppo vennero assaliti da Orchi ed Esterni. Che questo fanno? Che pretendete pure voi? E Tuor fu catturato, dai, e ridotto in schiavitù da Lorgan, il capo degli Esterling dell'Itlum. Poi riesce a scappare e qui arriva Ulmo, che lo rende strumento dei propri disegni. Ci ha messo poco Ulmo. Lo conduce fino al Nevras e vedendo sette cigni numeri magici si dirige verso le aule abbandonate di Viniamar. Ti ricordi che era al Nevras? Non te lo ricorderai mai. Era dove abitava Turgon, prima di costruire Gondolin. E non aveva lasciato qualcosetta? Lo scudo, la cotta e l'elmo taglia medium umano? Per farsi riconosce? Piale e vai a Gondolin. Così si imbatte in Vorongue, l'unico superstite di una spedizione che Turgon aveva mandato verso Valinor. Per chiede scus, dateci una mano. O dei misericordiosi. Unico superstite. Io sono il messia di Ulmo. Portami a Gondolin. Ok, ci credo. Così Tuor raggiunge Gondolin, come il padre quando lo portò il Signore delle Aquile! E qui avverte Turgon, Maeglin e Idril che stiamo quasi alla fine.
la maledizione di Mandos sta per arrivare. I Noldor faranno una finaccia. Bisogna abbandonare la città. Ulmo te lo disse, te ci affeziona troppo. È vero, me l'aveva detto. Perché la vera speranza dei Noldor è a ovest e viene dal mare. Ma non me va, sta città è bella come Tirion. Turgon si fece superbo, anche lui, col suo tesoro, la città e Sharify. E anche perché Turgon e il suo popolo, dopo quella brutta storia della quinta battaglia, avevano deciso di fare un patto di rinuncia alla guerra e chiudersi dentro le proprie mura. Sa che no! E alle parole di Tuor, si chiusero a riccio ancora di più. Mentre Thorondir, l'aquilona signora 30 piedi, muriga, che diceva tutte le news de Tingle, ciao, de Dior, ciao, del Doriath, ciao. E Turgon rispondeva così: la 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 la, i Quendi, la 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 la. Passano 7 anni. Indovina chi si innamora? Tuor e Idril. E indovina chi si incazza? Maeglin. Ma attenzione, seconda unione ed Ain ed Eldar, che si ricollega alle parole di Huor sul campo di battaglia delle innumerevoli Sigsop, che dalle loro casate nascerà la stella, speranza di elfi e uomini. Dalla loro unione venne fuori Erendil, il mezzelfo importantissimissimissimo. Ne abbiamo già parlato nei video prima. Lui aveva la sapienza degli Eldar e la forza degli uomini antichi, e il mare sempre gli parlava. Ma in tutto questo non sapevano che Morgoth, bene o male, aveva capito dove stavano dalle grida di Urin ai Monti Cerchianti, ma non sapeva come entrare. Sono passati 503 anni dall'avvento dei Noldor nella Terra di Mezzo. E un giorno, Maeglin, che ogni tanto andava fuori dalle mura, beffeggiandosi degli ordini del re, tuo padre c'è morto, ti ricordo, e ogni volta che succede qualcosa è peggente che va fuori dalle mura, viene catturato dagli orchi. E si compie la maledizione di Eol, che gli aveva tirata prima di morire. Mi si chiudono tutte le sottotrame, le sottomaledizioni. Nessuno è più basito. Gli orchi lo torturano, ma lui resta. Devo dire, un po' resta. Ma dai e dai e dai e dai e dai e dai, a tortura svela l'ubicazione di Gondolin. Sempre tutti così, eh? Preso, tortura, fregati. I cattivi sono semplici. Forse anche facilitato dal desiderio per Idril e l'odio per Tuor. E perché Morgoth gli provvise la signoria. Eppure la signorina. La chic. E quando Erendil compì 7 anni, Barrog, orchi, lupi, draghi della schiatta de Glaurung che ha schiattato tutti! Cazzo, Morgoth dritto per dritto imboccano a Gondolin. Perché Turgon è l'ultimo. Questa è la sua caduta. Ma qui pure Gothmog, signore dei Barrog, campione di tantissime Royal Rumble, perde la cintura. Scemore. Comunque, leggendo tutte queste storie sui Barrog, a me non pare proprio abbiano le ali. Quasi confort. Incapaci di intendere di volare. Nessuno vola mai di questi Barrog. Ma manco plana. Cade con stile. E nel gioco vola. Ho capito. E chi lo uccide, Gothmog? Ectelion della Fonte. Ma che eroe. Perché non abbiamo più sentito parlare di lui? Perché scemore pure lui. Ah, ecco. Infine, anche Turgon viene schiacciato dalla torre su. Quello che aveva retto più di tutti. Perché come il proverbio insegna, chi se fa i cazzi sua campa 100 millenni. E Tuor ammazza Maeglin. Almeno questo. Che cercava da rubasse su moglie e su figlio. Pacchetto completo. E come per compiere questo destino simil Troia, dove Maeglin era palesemente il cavallo, Tuor New Enea prende i superstiti, tra cui Glorfindel, e attraverso un passaggio segreto li porta via verso nord. Però nel passo di Cirith Torunat, fenditura delle aquile, ci trova un gruppo di orchi. Vabbè, se può fa con Barrog. E che cazzo, ma fa freddo, ma che ce fa qua? Fa da stufetta agli orchi. Chi gli dà una mano? Thorondor! T'ho appena detto fenditura delle aquile. E Glorfindel, che attacca il Barrog. E ce more! Chi? Il Barrog! Ah! Eppure Glorfindel!
Ma come? Ma non è lo stesso Glorfindel che legge il Signore degli Anelli nella terza era? Sì! Ma resuscita! Sì! Che torna dalle aule di Mandos nella seconda era. Tutti mi chiedete: ma perché Fëanor non torna, quell'altro non torna? Perché ovviamente le aule di Mandos sono al di là, messo in modo tolkieniano. Vedeteci la poesia, non guardate tutto letterale, in modo per forza. Che cazzo, gli elfi possono tornare, ma è pur sempre al di là, non è che tornano tutti. Glorfindel, sì. Alcuni elfi sono appiccicati alla terra come gli sputi. Cammina, cammina, raggiungono le bocche del Sirion, dove c'è la gente di Dior, tra cui Elwing. Qui, dopo la morte di Turgon, Gil-galad viene nominato re supremo dei Noldor della Terra di Mezzo, e lo sarà fino a sta scena. Ma Morgoth dice tra sé sé che finalmente ce l'ha fatta! Ho sfornato tutti i regni che m'andavano contro! Brigit e Morgoth, Morgoth! E non si curò degli elfi rimasti del Doriath e di Gondolin, a cui poi si aggiunsero Círdan e i suoi. Ed è proprio qui che Ulmo dice: mo basta! Torna Valinor, dai Valar, e gli dice: regà, basta, damogli una mano. Ma lo vedi, te lo dico dall'inizio, Ulmo unico serio. È Manwë che dice: no. E dai, però, dopo 450 pagine la metà dei nomi. Soltanto uno che perorerà insieme la causa degli elfi e degli umani, smuoverà le potenze. Non è cattiveria, è che nemmeno io posso sciogliere il giuramento di Fëanor. Bisogna vedere come va. Gli anni passavano e Tuor sentì la vecchiaia addosso, come un pensionato che ha buttato tutto alle macchinette. E insieme alla moglie partì con la nave e a rame alla marina verso ovest. E indovina, non se ne ebbe più notizia. Sarà arrivato dai Valar, primo tra gli uomini mortali, chissà. Ci siamo, regà! È stato un viaggio lunghissim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 o! Quello della prima era! Eppure prima! Ma gli sta! Sempre di più andiamo verso le rovine del Signore degli Anelli! E personaggi che amiamo! Perché Erendil conosce Elwing e la prese in moglie! E da loro nacquero Elrond Prezzemolino ed Erros, i mezz'elfi! Che hanno parti umane. E questo bene o male l'avevo detto nei video della Compagnia del Morel. Ma solo adesso mi rendo conto che Elrond e Erros non sono nati da un'unione umano-elfo, ma da due! Beren e Lúthien da una parte, Coelwing, Tuor e Idril dall'altra, Coerendil. Le uniche due unioni elfi umani mai esistite. Ho detto uniche. E la figlia farà la terza, Coaragorn. Ma lo vedi che bisogna leggere il Silmarillion per capire bene? Elrond e Erros hanno parti umane, sia da madre che da padre. Eppure Maiar, mi sento più colto. Ma Erendil non sapeva stare fermo con i Silmarilli nelle mani e voleva andare per mare a cercare Tuor e Idril e a chiedere scus ai Valar. Quindi, con l'aiuto di Círdan, costruiscono Vingilot, fiore di schiuma, la più bella delle navi mai create. Vabbè, quelle dei Teleri già se le siamo scordate. Ogni volta così. E parte, lasciando Elwing triste a casa. Un altro stronzo. E non trovò né Tuor, né Idril, né Valinor, ormai celata e protetta da venti e incantesimi e bonaccia in tutto questo. Maedros s'era pentito di quello che era successo nel Doriath. Ma lo sappiamo che sei il meglio, Maedros. Sto cazzo di giuramento che ti impone di dar retta ai fratelli, che comunque adesso, un po' più calmi, ma sempre fermi, chiedono per favore il Silmaril, che è nostro! Non è come la Gioconda che Da Vinci gli ha regalato ai francesi, è inutile rompere del cazzo. Quello è nostro! È incredibile! È incredibile che ancora stiamo a discutere sulla nostra proprietà! E Elwing gli dice: no. Terzo massacro degli elfi, figli di Fëanor contro i superstiti di Gondolin. La volete smettere di dare una mano a Morgoth, per favore? Maedros, te già gli hanno data una.
i figli di Feanor, veramente, inconsapevolmente, sono stati i suoi migliori alleati. Così pure Amrod e Amras ce lasciano le penne de Aquila, de Thorondor. Rimangono vivi solo Maedros e Maglor, che se inguattano Erros e Errond, perché Gil-galad e Círdan ci mettono troppo a arrivare, ma Elwing riesce a sfuggire. E tu lo sai cosa fa la gente quando è triste e tutto è perduto? Se butta a mare! Sarebbe veramente una tragedia se ogni... Il vecchio detto Sindar: se non sai che fare, buttati a mare. Ma Urmo ormai sul serio c'ha le onde piene e interferisce! Manuel, guarda Urmo che se ne sbatte dei tuoi ordini, eh? Salvandola, trasformandola in un candido piccione gigante, un cigno. E lei volò verso l'amato che stava per mare, piangendo la sorte del loro popolo e dei loro figli. Perché Errond e Erros faranno la fine di Elured e Elurin. Ed Elodie... No, non vennero abbandonati a morire di fame. Vennero trattati bene da Maedros e Maglor. Perché gna fanno più con sto giuramento. Un conto è dillo, un altro è seguirlo. Sono stanco, capo. E meno male. Eppure Erros e Errond s'affezionano a loro. Mannaggia, vedi che lo dovevo leggere prima questo. Quanti memini ci potevo mettere con Errond? È stato cresciuto con i figli di Feanor. E tu non lo sai. Sa manco chi è Feanor. Bello. E ora Erendil col Silmaril in capa ci riprova ad andare verso Valinor. E stavolta gliela fa. Perché c'ha il pedaggione brilloccone. I capitali all'estero. No, la luce. Sì, sti Valar venali. Penalinor. I primi che beccano sono i Teleri, de Toler e Sea, che fanno wow. Ed Erendil sta pescendo da solo, primo degli uomini mortali. Ma Tuor non ci sta, n'era partito con la moglie verso ovest. Vuole scendere da solo per non incappare nell'ira di Vala. Ma Elwing, giustamente, se ne sbatte. Ma fa sempre tutto te, decide te. E scende pure lei. No, sacrilegio! Tutto a posto. Eunwe, il Maia Araldo di Manwe, gli dà il benvenuto. A bello portatore del brilloccone, con la luce più antica del sole e della luna. Entra Valimar, al cospetto delle puttenze. Perché è proprio Erendil quello che Manwe aspettava. Il promoter delle due stirpi. I maggiori e i minori. Erendil chiese pietà per gli elfi, soprattutto i Noldor, e per gli umani. E finalmente sti bastard, i Valar, gli danno retta. Tranne Mandos, che ha da ridire. Non le mandas a dire ancora. E questo lo lasciamo andare così. Ha calpestato le terre immortali. E Ulmo dice quello che avrei voluto dire tanto io. Mandos, hai rotto il cazzo! Non proprio così, simile. E Manwe allora esprime il suo giudizio. Scegliete! De annaccene? Ma de che ormai siete qua? Noi siamo tipo Gondoli in 1.0. Te famo fa la fine di Reol. Scegli a quale stirpe vuoi essere legato. Te e pure tua moglie. Ma sì, dai, quella degli elfi o quella degli umani? Erendil è più propenso per la schiatta degli uomini e il popolo di suo padre. Gli elfi, scegliamo gli elfi. Gli elfi. E rimasero nel reame beato. Co Erendil che andava in giro con la barchetta sua. E Elwing lasciata su una torre a parlare con gli uccelli. Il primo che fa una battuta pecoreccia lo fustico. Stiamo a parlare di Tolkien nella poesia. Sempre da sola la lasciava. E io esploro per non stare con te. Finché a una certa, quando Erendil desiderò esplorare i mari del cielo, sai che c'è? Volo! Verso Skypiea! Erendil col Silmaril in fronte va su! E lo videro dalla terra di mezzo! Pure gli ultimi figli di Feanor! È un uccello? È un aereo? No! Porco Morgoth, è un Silmaril! Dai, va bene così! In cielo al sicuro! E lo vedono tutti! La gloria dei Noldor! Cassetta di sicurezza stellare! Morgoth invece non la pia bene. E la pia ancora peggio quando gli mossero guerra da ovest! Da ovest ho sbragato tutti! Da ovest, ovest! Da Valinor!
Lui ormai se l'era scordati. Ma te pare, ormai li odiano in Holdor. E invece, dopo tantissimissimissimissimissimo tempo, tornano sulla terra di mezzo i Vanyar, il popolo di Ingwe, e i Noldor rimasti a Valinor, il popolo di Finarfin, figlio di Finwë. Vado a trovare i miei figli? È rimasta Galadriel, guarda. E i Teleri? Che? Da una mano a quelli del massacro d'Alqualondë? Ma ve lo chiede Elwing, che si trasforma in piccione cigno. Alqua di Alqualondë vuol dire cigno. Il porto dei cigni è un segno. Avete pure fatto amicizia. È discendente di Dior. È mezza parente. Ma siamo tutti mezzi parenti. Va bene. Invece portiamo con le navi Manush e Nemo. Le armate dell'Ovest semeneno con quelle del Nord di Morgoth. Parte la grande battaglia finale, la famosa Guerra dell'Ira. Il Ragnarok dei Noardri. Tutti dentro, quelli de Morgoth. Ma non servì a niente. I Balrog furono sterminati. Piccoli Anci, demoni, tranne quei pochi che scapparono e si nascosero in grotte inaccessibili nella profondità della terra. E uno di quelli magari è andato a casa a Doom. Ma allora tu sei un cagasotto disertore dalla Guerra dell'Ira? Gli orchi pure un macello, ne rimasero pochini, smazzate dalle armate dei Valar, insieme ai rimanenti delle tre casate degli Edai, vendicando tutti gli eroi che abbiamo imparato a conoscere: Baragund, Barahir, Galdor, Gundor, Huor, Hurin, Tuor, Turin, Beren! Però ormai la maggioranza degli uomini erano della stirpe di Uldor, il merdaccia, e altri come loro, tipo quelli che non avevano proprio abbandonato le terre ad est, nella terra di mezzo che conosciamo noi, che sono schierati da Morgoth fin dall'inizio. E gli elfi non lo dimenticarono. Gli elfi, avrei capito, sono pochino rancorosi, visto che il tempo per loro è robetta. Però dai, quelli che sono rimasti a est domani, che ne sanno? Hanno conosciuto solo Morgoth! Nel Beleriand non ci sono mai venuti! Va tutto male per Morgoth. Allora, ok, che manda l'ultimissima risorsa: i draghi! L'esercito dei Valar ci rimane un attimo, azz! Ma chi ricasca dal cielo? Erendil! Con Vingilot che vola sul campo di battaglia! Mi fa tagliare! Mezza guerra, barca volante, seguito da tutti i grandi uccelli del cielo, con Thorondor in testa, signore delle aquile, apertura all'area 30 braccia. Erendil si butta in picchiata con la nave e uccide Ancalagon il Nero. Martin arriva dopo, è il più grande drago mai visto sulla terra de mezzo. Bravo Erendil, che casca sui torrioni del Thangorodrim, facendoli crollare. L'esercito dei Valar ammazza tutti gli altri draghi e scende nelle voragini scavate da Morgoth, trovandolo! Combattimento col boss finale, finalmente! No, Morgoth chiede pietà. Ma dai Morgoth, mi sfasci tutto il climax! Chi è climax? Un altro signore elfico che mi sono scordato! Non c'è un combattimento, finisce così! Processo de Valimberga! A Morgoth gli tagliano le gambe, gli mettono la corona al collo come collare e lo legano con una vecchia amica, Angainor! La catena col nome proprio de persona! Quanto tempo! I due Silmaril rimasti vengono presi in custodia da Eowyn, araldo di Manwë. Così finisce il regno del terrore di Morgoth. How could this happen to me? E che ci voleva? La distruzione del Beleriand, per come lo abbiamo conosciuto. Infatti il Beleriand, potreste averlo capito, nel Signore degli Anelli non ci sta. È sprofondato, devastato. Come al solito si creano valli, si sfasciano montagne. Rimane solo Tol Morwen e un pezzo dello Siriand, che è il Lindon che conosciamo. Lo so, tutti i video hanno imparato una mappa e mo c'è più. Allora Eowyn, il generale d'esta armata, invita gli elfi della Terra di Mezzo a tornare a Valinor.
è andata così, effetti. Famo che ne è successo niente. Ed è un famo bello grassottello. Ma... una cosa è successa che potreste aver intuito ormai. Qui qualcuno sta a sgravà. Qui qualcuno sta avendo pretese sui Silmaril. Ma io sono l'Araldo de Manue, sono Maia. Ma non ce frega niente. In realtà sì, è consapevoli che do cazzo andiamo contro l'esercito de Valino. Ma anche soli contro il mondo dobbiamo tenere fede al giuramento. E Eunue ce prova dicendo che il possesso dei Silmaril è decaduto dopo le malefatte compiute dai figli de Feanor. Obiezione! Ma che vuol dire? Non c'è nessuna correlazione, te ne rendi conto? È come dire che tu hai dato un cazzotto a uno. Te sequestrano la macchina. Ma che cazzo dici? Risarcimento. Fatevi processare da Manue e vediamo. Se dice che è così, vi rido. Maglor è propenso ad accettare, ma Maedros sa che l'estradizione con annesso processo in terra straniera è una mezza fregatura. Abbiamo giurato su Dio Ilúvatar. Manue un po' fa niente, non è abbastanza. Solo Eru può liberarci. E come lo contattiamo? Fino alla fine, meglio la tenebra eterna. E ben consapevoli di andare a morire se imboscano nell'accampamento di Eunue, riuscendo a rubare i fantastici bigiotti. Ma vengono sgamati e loro sono pronti a difenderli fino alla morte. Cazzo, siete dei rincoglioniti. Ma non riesco a non rispettarvi, manca a voi. Pure Eunue infatti cerca di metterci una pezza santa. E i fratelli ne approfittano per scappare. Due suoi Silmaril, due suoi fratelli. Successione, divisione dei beni ereditati. Maedros ne afferra uno con l'unica mano buona che gli è rimasta. E gli se brucia pure quella, dimostrando che aveva ragione Eunue. I Silmaril ne sanno di diritto de Arda. Non riconoscono più il possesso. Il giuramento è nullo. Allora gli pia tanto a male. E se butta a mare? No. In una voragine infuocata della terra. Così muore Maedros. E il Silmaril ha trovato casa in un elemento. La terra. E il fuoco. Terra e fuoco sono uniti, voi ricordate? Fuoco del cuore del mondo. Anche Maglor è rifiutato dal Silmaril. E lo butta a mare. Ah, lo vedi che qualcosa la butta a mare. In seguito vagò come cantore, narrando i suoi rimpianti e rimorsi. Tutti i rimpianti! Tutti i rimorsi! Diventò il più grande cantore mai esistito? No, quello è sempre Dairon del Doriath. Poverino, manco in questo è riuscito a eccellere. Ma anche il suo Silmaril trova casa nel fondo degli abissi. Un altro elemento, l'acqua. E senza dell'idratazione. E il terzo, sappiamo, sta per l'aria. Coerendil. Tre Silmaril, tre case, tre elementi. È ora di tornare a Valinor per gli elfi, sia l'armata dell'Ovest, sia quelli del Beleriand, pure in Noldor, perché ai Teleri gli è passata. Passata, se sono vendicati, sono morti quasi tutti quelli del fratricidio. Maledizione sospesa. Attenzione, non assolti con formula piena. Sospesa. Tornate dai. Sì, ma con calma, che è sta fretta? Infatti, li vediamo ancora partire nella terza era. Ma li invitano da qua. Ragazzi, dai però. Círdan rimane. Pure Celebor. Galadriel. Regà, Galadriel ormai è l'unica rimasta tra quelli che avevano guidato i Noldor all'inizio del Beleriand in mezzo ai ghiacci stridenti. Cosa ti hanno fatto nella serie? Perché rimangono gli elfi? Perché volevano tutte le cose belle e immutabili de Valinor nella terra di mezzo, dove erano i meglio rispetto alle altre razzettine schifettine. Non i galoppini degli dèi. Volevano i nani sazi e la tavola imbandita, quando invece sono inversamente proporzionali. Erano ossessionati dallo svanire, dai mutamenti del tempo. E questo culminerà con la bigiotteria. Rimane pure Gil-galad e Elrond, che sceglie, come detto da Manue, sceglie gli elfi, mentre il fratello Erros sceglie gli uomini. Grazie a lui, tra gli uomini si diffonde il sangue elfico. Eppure Maia, de Melian, che ci rimane da fa? Morgoth. Ergastoli infiniti, i Valar lo tirarono de sotto, dalla porta della notte, fuori dalle mura del mondo. Nel vuoto atemporale, controllato sempre
pure da Erendil. Questa è la fine di Melkor, gemello eterozipensiero di Manwë, la puttance di terrore e di odio, che però ormai tristemente ha contaminato irrimediabilmente la terra e il cuore degli elfi e degli uomini, come una pianta infestante che riciccia fuori e continuerà a dare frutti. E qui finisce il Silmarillion! Una storia di bellezza che si trasforma in rovina, poiché questo era il destino di Arda, sin dall'inizio, dai canti sconnessi. E se si salverà mai, se la corruzione verrà cancellata, Manu e Varda non l'hanno mai rivelato. Eppure Mandos, stranamente, ci ha messo bocca. Quello che abbiamo imparato da ste storie è che piano piano, piano, va sempre tutto a schifio. Niente dura per sempre. Capito, elfi? Nah! Ma finisce così il libro. Il Quenta Silmarillion era solo la terza storia su 5. La più lunga, ma de tanto. La seconda e la terza era solo un capitolo ciascuno. Che vedremo con la settima parte finale, dove spoileriamo tutto Ring of Power. Amazon 10. Ciao, ciao!